Per la prima volta questo circuito nazionale approda a Salerno, cosa dobbiamo aspettarci? Che cosa offrirà appunto Vinopoli? Allora, Vinopoli è un circuito che sta coprendo molte città in Italia. L'ultima data è stata Latina la settimana scorsa, prima ancora Napoli, poi Torino, Vercelli, eccetera, eccetera. Vinopoli sono 20 stand all'interno di un circuito di street food in rappresentanza di circa 160 etichette che copriranno tutte le 20 regioni nazionali. È un nuovo progetto di Buongiorno Italia che vuol connotarsi non soltanto come manifestazione, vuol farsi conoscere non soltanto come manifestazione natalizia, perché Buongiorno Italia è quella dei mercatini di Natale, e quindi anche riproponendo uno degli slogan di questa campagna elettorale, Salerno non è soltanto eventi invernali, ma è anche eventi estivi. E Vinopoli e Street Food vuole essere il primo di una serie di eventi test che Buongiorno Italia, in collaborazione con l'amministrazione comunale, intende lanciare sulla città di Salerno, sulla provincia di Salerno. E visto anche il trambusto di stamattina con la proclamazione del sindaco, la nomina della giunta, mi sembra ovvio chiamare Vinopoli Vinapoli, in onore del sindaco. Non solo vino, non solo street food, ma anche spettacolo. Sì, ci saranno una serie di DJ set di caratura nazionale e locale, per intrattenere gli ospiti e tutte le persone che vorranno partecipare alla manifestazione.